con concerti e spettacoli, ci occupiamo di spettacoli a 360 gradi, dalla danza alla musica, dai concerti alle versioni studio dei vari artisti che arrivano qua nel nostro studio. Oggi abbiamo il piacere di presentare i vincitori di Arezzo Wave, le selezioni di Arezzo Wave che si sono tenute a Visso. Ma prima di presentarli volevo lanciare il servizio realizzato dal nostro Robertone Gergo, che li ha incontrati prima di noi proprio nella sede delle selezioni di Arezzo Wave. Allora, amici di Concerti e Spettacoli, ora ci troviamo insieme al gruppo Jordi Brown, loro sono di Corridonia, e saliranno sul palco della finale di Arezzo Wave alle ore 16:40. Adesso mi trovo qui con Marco Saltari e Riccardo De Santis. Voi siete un duo, se non sbaglio, vero? E che genere di musica proponete qui in finale e che fate, insomma, voi proprio? Parlo io per tutti e due. Noi ci ispiriamo fondamentalmente al blues e al rock blues di matrice delta del Mississippi, con delle sonorità elettroniche, tribali, etniche in mezzo, ma sostanzialmente quello è. A chi vi ispirate? Qualcuno in particolare, oppure avete testi vostri, scrivete brani vostri? I brani sono scritti in inglese semplicemente per una questione di gusto, cioè secondo noi suona meglio con quel tipo di musica che facciamo. La strumentazione è quella classica del blues, dalla chitarra acustica, dalle Fender Telecaster, per poi passare agli Hammond, Wurlitzer, Fender Rhodes, armoniche, cori. Ecco, l'unica incursione esterna potrebbe essere la presenza dei cori vocali ispirati ai Queen, ispirati tra 2 milioni, 2 milioni di virgolette, ci tengo a precisare, anche 2 milioni e mezzo. Senti Marco, avete un album in uscita, avete qualcosa, video? Stiamo cercando di produrre gli ultimi pezzi di un album che vedrà 10 tracce. Le prime tre sono state prodotte, e quelle che portiamo oggi. Poi ne abbiamo all'incirca altri 8 pezzi che sono registrati in casa, ma vorremmo riproporli in studio per ovvi motivi, insomma, di strumentazione. Gli amici di Concerti e Spettacoli dove vi possono trovare? Sui social e via dicendo? Sui social ci potete trovare alla pagina Facebook Jordi Brown e su YouTube all'omonimo canale Jordi Brown. Bene, allora vi facciamo un in bocca al lupo e e ci vediamo in studio magari, eh? Grazie mille ragazzi. Ci vediamo sì in studio, perché sono venuti a trovarci, come hanno promesso, Riccardo De Santis e Marco Saltari, Jordi Brown qua con noi oggi. Benvenuti ragazzi. Allora, parliamo un po' di quanto è successo a Visso per le selezioni di Arezzo Wave, che vi hanno decretato vincitori delle selezioni per la nostra regione e quindi andrete al famosissimo Arezzo Wave. Com'è stata partecipare a queste selezioni? Era la prima volta per voi? Sì, è nato per caso. Una mattina al lavoro ricevo una chiamata da un amico di queste zone, mi dice: è l'ultimo giorno per presentare il materiale per l'Arezzo Wave, se dovessi presentare tu mi daresti una mano poi con gli arrangiamenti? Sì, volentieri. Avevo una pausa da lavoro, vado a vedere, era necessario presentare due video e due pezzi, io due video e due pezzi ci avevo e li ho presentati e da lì. Fantastico. Poi, insomma, siamo stati scelti, abbiamo partecipato. Cioè, all'ultimo istante è nata per caso, sì, e avete anche vinto. L'ultimo giorno, veramente. E come siete trovati in questo ambiente dove c'erano tantissimi altri gruppi a suonare la vostra, un genere musicale simile al vostro e anche altri? Bello, sempre bellissimo partecipare a manifestazioni musicali.
E quando vi hanno decretato vincitori? Cioè ci speravate? Allora, noi sinceramente no, non, nemmeno eravamo rimasti alla preparazione perché... Cioè vi sono venuti a cercare? Più o meno. Sì. Ah, carino. Io ero rimasto perché avevo messo a disposizione il Vox a C30 per tutti, almeno fino alla fine dovevo stare per forza. Quindi. Fortuna. Quindi alla fine niente. Eravamo in macchina, io ero in macchina con la mia ragazza che si stava morendo di freddo, tra l'altro. Aspettiamo che finiscano, apriamo l'amplificatore e se ne andiamo a casa. E poi è successo. Hanno nominato, ci hanno chiamato. Si è girato, chi è? Ed è, chiamavano voi e, sì. E vi hanno mandato anche un, insomma, i posti dove andrete a suonare, dove potete andare a suonare, e poi sarete presenti ad Arezzo Wave nel prossimo autunno, diciamo sì. Così. Sì, assolutamente sì. Pronti per questa cosa? Tu hai già preparato la borsa, cioè sai proprio cosa certo, portarti. Sono pronto. Sicuramente, guarda, indovino, sicuramente ti porti il basso. Ecco, quella l'unica cosa che porto. Certa, quella certo, è certa, sì. Perfetto. Te invece porti la chitarra? Sì. Sì. La batteria? La batteria non credo che non c'entri nel borsone, altrimenti porterei chitarra, tastiera e accappatoio. Ah, beh, lui ha un, insomma, una valigia un pochino più ampia della tua. Dopo aver visto il video, l'intervista che vi ha realizzato il nostro Roberto Gergo per la selezione di Arezzo Wave, che salutiamo Robertone Gergo, e, andiamo a vedere invece un video che ci avete portato oggi voi, poi lo commentiamo quando ritorniamo in studio, si intitola Black Flower, sì. Loro sono i Jordi Brown. Live together. Make me feel like North Sun. Wish I haven't said something that was wrong. I've been given plenty of opportunity. The best I can, but I was weak. I've just forgot your mind. Black flowers, and I'm yours. I have tried to use diplomacy and I realized that was not enough. Of sensitivity, but they didn't mean I was right. Even the worst version of love is worth living. 'Cause it's true, 'cause it's real.
I'm yours, and I'm here. Black Flower, Jordi Brown. Una canzone, canzone d'amore, dicevamo? Assolutamente sì. Una canzone assolutamente d'amore e di scuse. E di scuse, un fiore nero. Dedicata a un fiore nero. Mi scuso con te, fiore nero, in realtà era l'intento della canzone. Insomma, come sempre si litiga e poi si chiede scusa per una litigata importante, ci vuole una scusa importante. Importante, una grande scusa. Sì, esatto. Ci vuole una scusa grande, ma una grande. Testi e musica realizzati da uno scrive i testi, uno scrive la musica, tutti e due insieme? Ma in realtà dipende, in questo caso no, perché la litigata era la mia, quindi ho dovuto io chiedere scusa. Ah, ecco, era solo per te la scusa. Però ovviamente poi in tutto quel marasma che poi deve diventare ordinato c'è una collaborazione totale, per cui ci si confronta su praticamente qualsiasi strumento e qualsiasi arrangiamento. Insomma. Ho capito, quindi gli è piaciuta a lui la tua scusa? Sì, gli è piaciuta, quella volta. Lui ha deciso di unirsi al progetto Jordi Brown. Addirittura, è stata proprio in questa sì, canzone? Sì, appena ho sentito il pezzo, l'ho chiamato subito. Vengo anch'io. Perché è una storia strana, cioè Jordi Brown nasce come cane sciolto, ma poi si butta nella mischia e piano piano i vari randaggi si sono avvicinati. L'hai trovati, e alla fine ne è rimasto uno. Sì. Cercavo amici e ho trovato amici. Hai trovato un randaggio che è diventato un amico e insieme avete fatto Jordi Brown duo. Sì, e stiamo lavorando per ampliare il branco. Manca un attimino qualche strumento che fai tutti tu, cioè lui più o meno. Adesso, per esempio, nell'ultima registrazione che abbiamo fatto a Materica si è unito un batterista, anche lui ha sentito i pezzi, sono piaciuti, è bravissimo tra l'altro. E quindi il branco si porterebbe a allargare. Assolutamente sì. Ma singolarmente per voi il contatto con la musica come è avvenuto? Da bambino. Da piccolo, da bambinissimo. Primo strumento. C'era una batteria in un vecchio garage di un vecchio zio. Ah, vecchio garage, vecchio zio, sì. Carina sta cosa. Sì. Dentro il baule stava? No. Non c'entrava. Non c'era proprio il baule. C'era. Era spurio, era un'atmosfera spuria, non c'era niente, quindi un bambino di 6 anni prende le bacchette in mano, è stato subito amore. A prima vista. E poi da lì le altre cose. Per te, Riccardo? Penso alle scuole medie, il mio insegnante di musica. Vabbè, io avevo la passione, lui... Il flauto o la clavietta? No, la chitarra. Ah, la chitarra e poi il basso. Ah. Sì. Quindi c'è stato questo excursus. Bene, avete avuto questo contatto con la musica, poi vi siete incontrati e siete arrivati a Jordi Brown, che vincitori delle selezioni di Arezzo Wave ha visto per la regione Marche. Noi ci lasciamo cullare dal vostro prossimo video, che si intitola Monkey Moth, e poi lo commentiamo come quello prima qua in studio. Intanto Jordi Brown, Monkey Monster. Turn it around today. They may say that I'm not good, but I don't really.
really give a shit about them all. And I see my monkey monster, and it seems that there's no easy way out. I'm wasting time on falling down. All the conversations sounds like noise, cause my head can't resist and wants to run and away. And I am her, my monkey monster, and it seems that there's no easy way out. Why shame on quality, and it told us how stupid this lot is. Helping people, saving a society in which we promise that all you have is just so money. Il mostro che dobbiamo affrontare quotidianamente, se non sbaglio, by Jordi Brown. Giusto, un sì. Mostro che bisogna affrontare nel quotidiano. Sì, ma, diciamo, questo pezzo è ispirato e è stato causato dalle difficoltà che credo tutti quanti possiamo condividere nell'affrontare le vicende della quotidianità, insomma, mm-hmm. La routine, le varie controversie lavorative, insomma, relazionali, eccetera, eccetera. E spesso queste difficoltà possono sembrare insormontabili e devi fare affidamento a qualcosa di più, insomma, per superarle. E questo pezzo è un tributo a un maestro di vita che è stato Sesto Luciani, che è un personaggio che ha molto dato alla comunità di Corridonia, che è la città da cui provengo, e che col suo esempio mi ha insegnato ed ha insegnato a molti altri che spesso spendendosi per gli altri senza aspettarsi nulla in cambio, anche quando sembra non avere senso, spesso facendo questo si riesce a combattere i propri demoni e a sconfiggerli. E quindi era un piccolo omaggio a questo gigante. Monkey Monster. Questi sono stati dei video realizzati in studio, realizzati da qualche parte in particolare? No, sono stati realizzati in casa, quella è casa mia. Ah, bene, sempre. Buono, quindi. Ho passato una giornata ad appendere sti cosi neri per farla diventare una stanza stile Eyes Wide Shut. E poi quindi certo, anche coreografo del gruppo? Assolutamente, stilista. Primo ballerino, anche, bene. Cuoco, insomma. Tutto, factotum. Poi credo la badia di Fiastra, zona nord, zona collinare. Zona Cinghiale, boschi. Sì, esatto. Sì. E montati a casa, in casa. Autoprodotti, diciamo. Autoprodotti, assolutamente. Invece per quanto riguarda le esperienze studio, so che ne state realizzando una. Sì, siamo appena tornati venerdì. Da Matelica. Dove? Avete? Uno studio di Matelica dove Indipendente studio record, sì. Dove è l'esperienza studio? L'esperienza studio è molto affascinante e riesce sempre a
eliminare tutti i dubbi che magari hai precedentemente su alcune cose, tiri le somme. Meglio studio, meglio il live. Io valgo della facoltà, ma lo so, come sempre. Live è normale. Amate più il contatto col pubblico? Lo studio è più, diciamo così, lo studio è più, mentale, più un approccio, più un piacere, no? nel livellare i particolari, stile Catullo, no? le finezze, il libellum, no? Però il live, cioè il pubblico. È tutta un'altra storia. E il pubblico, cioè c'è una connessione energetica che se la provi difficilmente la dimentichi e soprattutto la rivuoi, la cerchi con tutto te stesso, che se ne dica, la vuoi e ci ripensi la notte e non vedi l'ora che arrivi ancora e ancora e ancora. E pensa che bella esperienza live vi attenderà ad Arezzo Wave in tutte le date in cui sì. sarete con... Sì. Collaborando con Arezzo Wave in giro per lo stivale. Ora ascoltiamo il vostro ultimo video, quello che ci avete portato, sì. Che si intitola Akito, sì. Un nome particolare, dopo ci spiegheranno anche perché. Intanto ci ascoltiamo e vediamo Akito by Jordi Brown. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. It was the summer of the 1945. The sun was shining and the light was passing by. People dead, but lots of people were survived. And though we were falling down into a sea of sorrow, the fight is gonna break my head. There will be no tomorrow. No children's gonna hold my hand. I don't understand. Jordi Brown. Marco, un nome particolare, un manga, a me piacciono tantissimo i cartoni giapponesi, ma questo è davvero un manga particolare, sì. un video strano. Molto, sì. In realtà è un video che si è, diciamo, è venuto dopo al pezzo, perché prima è stato scritto il pezzo, che è stato ispirato alla visione di un orologio esposto in una bacheca di un museo a Hiroshima,
fermo alle 8:15, che apparteneva ad un signore di nome Akito Kawagoe, che come molti, come circa 400.000 persone quel 9 agosto maledetto, diciamo, si è polverizzato nel nulla. Di questa persona rimane quell'orologio, e quell'orologio ha ispirato questo pezzo, nel quale si immagina che cosa racconterebbe Akito e chi come lui di quell'esperienza, provando con umiltà, si spera, ma anche con decisione ad immedesimarsi in chi vive esperienze di quel genere, che sono inimmaginabili, ci proviamo lo stesso. Abbiamo provato a capire che cosa avrebbe detto. Non capisco perché, non posso più abbracciare mio figlio, non capisco perché. E poi abbiamo trovato fortunatamente questo manga che è stato girato nel 1983, è uscito, e trattava proprio quell'avvenimento, quel tema. È un manga più lungo, chiaramente dura 1 ora e 40, credo si chiami Dungeon qualcosa, scusatemi ma non ricordo, perdono, credo che è. E l'abbiamo usato per il video, perché ci sembrava calzasse a pennello. In effetti calza proprio a pennello. E Akito, l'ultimo video che proponiamo per Jordi Brown oggi qui in studio, ma voi proponete tanti progetti futuri? Sì, abbastanza. Tipo? Uno? Adesso concretizziamo questa esperienza di registrazione e poi magari ne parliamo più precisamente, anche perché non ci piace parlare di cose che ancora devono... Vuoi mantenere la suspense, di la verità? No, giustamente. Non lo volevo dire, l'avete detto voi. Invece poi un altro progetto futuro, giusto perché l'abbiamo nominato 400 volte durante il corso della puntata. Il vecchio caro Arezzo Wave. Il vecchio così. Celeberrimo. Voglio dire, uno su tutti. No, li ringraziamo perché ci hanno offerto l'opportunità di collaborare con una miriade di manifestazioni e concerti sparsi per l'Italia e per l'Europa da qui alla primavera del 2019, non finiremo mai di ringraziarli, perché si tratta di esperienze giganti per noi che veniamo dalla tranquilla provincia italiana, e non vediamo l'ora. In effetti il lavoro studio serve a noi, in particolare in questo caso, perché essendo in due abbiamo bisogno di un supporto tecnico che è dato dalle basi e dai macchinari, per cui senza studio non ci possiamo esibire. Certo. In poche parole. E quindi per chi vi volesse seguire in questo vostro percorso che vi porterà ad Arezzo Wave e oltre, quali sono le versioni social di Jordi Brown? Pagina di Facebook al momento. Con il titolo Jordi Brown, e una pagina YouTube con sempre il medesimo titolo Jordi Brown, in attesa di una pagina Instagram con il medesimo titolo. Addirittura Facebook, YouTube e Instagram che sta arrivando. Noi ringraziamo tantissimo Marco Saltari, Riccardo De Santis, Jordi Brown di essere stati con noi oggi in studio. In bocca al lupo per la vostra carriera, per i vostri progetti futuri, per Arezzo Wave, finalisti per le selezioni della Regione Marca d'Arezzo Wave che si sono tenute a Visso. E vi ricordiamo la pagina Facebook e il sito internet di concerti e spettacoli per essere aggiornati invece su tutto quello che accade in studio e ovviamente in versione live per quanto riguarda concerti e spettacoli. Appuntamento alla prossima puntata.